Io sono un prodotto di importazione, sono nato in Francia, nella banlieue, dunque molto vicino a Parigi, da una mamma francese e un babbo italiano di Castiglione del Lago, una famiglia di pescatori. E ho fatto tutta la mia scolarità in Francia, ho iniziato a lavorare in Francia e sono sempre venuto qui in vacanza. Dunque non ho saltato una vacanza. Dunque sono di padrelingua italiano, però non ho mai studiato, dunque conosco l'italiano fonetico. Ecco, sono arrivato qui per decisione mia di abbandonare la città, la metropoli, perché era un mondo frenetico che non volevo più. E quale luogo migliore che quello delle vacanze? Mi è stata fatta una proposta per entrare in un'azienda agricola qui proprio dietro casa con 7-8 mila olivi. Io non avevo mai visto un olivo prima, o allora non mi ero reso conto che era un olivo. E niente, lì è partito tutto. L'inizio della storia reale è questa. E sono stato affidato a un potatore, ritengo un bravo potatore, e essendo una grossa azienda venivano altri potatori, squadre di potatori. Dunque lui mi aveva insegnato a potare e chiedevo sempre agli altri come si pota un olivo, e loro mi facevano vedere e gli dicevo: ma guarda che lui mi ha detto cosa, ah, ma lascia perdere, lui non capisce niente. E questo si ripeteva ogni volta della domanda che ancora faccio: come si pota un olivo? E ognuno mi parlava male di quell'altro e ognuno potava in maniera diversa. E poi niente, ho iniziato a potare, diciamo, un pochino più seriamente. Sono stato notato da dei corsi di formazione, sono andato a fare, come si dice, l'aiutante durante i corsi di formazione, e poi a un momento mi è scattato il pallino, ho detto: basta, io quel poco che so lo devo divulgare, perché il mio pensiero è sempre quello di allora, è quello di ritornare al paesaggio del lago Trasimeno di un tempo, quando l'olivicoltura la faceva da padrona, quando l'olivicoltura era ricca di conoscenze e quando i potatori realmente sapevano potare, perché erano stati insegnati dalle università di Perugia tramite cattedre ambulanti o ispettorati agrari. Se ci fate caso, qui olivi policonici non ci sono. Come si dice, non si diventa profeti in patria. Anche se non è vero, ora sta iniziando, avendo formati diversi giovani, si iniziano a vedere queste scime di una volta. Dunque il mio progetto è in atto, è inarrestabile ormai, perché so di poter scomparire e so che ho qualcuno dietro che prenderà il mio posto. Io non la vedo come un'utopia, perché per me un gioco, no? Un gioco fatto seriamente, no? E già vedo che i miei lavori hanno portato già diversi risultati. Se vai a Castiglione del Lago, vedi tutto attorno al comune questi olivi stranissimi che vanno verso l'alto e sono la copia delle foto che ho allo stesso posto, sulle stesse piante. Se io ho scelto questo posto per vivere 20 anni fa o poco più, beh, perché comunque il paesaggio aveva un suo perché, no? Un bel paesaggio,
ed è diventato bello per gli stranieri, forse perché abbandonato. Se il mondo intero viene a trovarci in Umbria, non è per il rigore che abbiamo dell'agricoltura, ma perché forse abbiamo un paesaggio in queste condizioni, ossia abbandonato in gran parte, almeno per l'olivicoltura. E qui io, beh, ho la fortuna, in quanto appassionato dell'olivo, di avere proprio sotto casa tutte le tipologie di olivicoltura di cui abbiamo parlato. Da prima lassù si vede la casa di una famiglia di mezzadri con il tetto caduto, con le mura spaccate. E dunque lì tocca immaginare che lassù c'erano delle bestie, c'era un podere, c'era un pozzo e sotto c'era l'oliveto che doveva gestire quella famiglia. Dunque lì sono piante secolari che sono abbandonate. E poi si scende nel fosso. Si attraversa il fosso dove ci sono gli alberi e lì si trova un'olivicoltura un pochino più moderna che molto probabilmente è nata dopo la gelata dell'85, perché sono degli impianti dunque più stretti, gli olivi sono più ravvicinati, sono più giovani, sono state fatte delle selezioni a livello delle varietà, dunque non abbiamo magari più la Dolce Agogia, la nostra tanto amata Dolce Agogia tipica del Lago Trasimeno. Ma abbiamo varietà un pochino più redditizie, meno difficoltose da gestire. E abbiamo anche il mio amato policonico qui, eh. Cioè, qui si vede un olivo che stanno tentando di riformare a vaso policonico, dunque per me è una vittoria, è un passo avanti per colui che lo sta facendo. E infine, proprio sotto casa, c'è questi ultimi impianti di nuova generazione che sono oliveti super intensivi, dunque meccanizzabili, dunque si tenta a qualunque costo per l'ambiente, per la natura, di tentare di riportare un'economia nell'oliveto.